Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: recentemente è morto Toto Cutugno. Il cantante italiano si è spento il 22 agosto 2023 all'ospedale San Raffaele di Milano. Lui all'anagrafe Salvatore era diventato negli anni un simbolo del panorama italiano. Da tempo ormai era scomparso dalle scene, e ormai non era più un protagonista nonostante tutti si ricordassero ancora di lui. La malattia di Toto Cutugno. A farlo allontanare la malattia che ha sempre tenuto riservata. Toto Cutugno infatti ha lottato contro il cancro e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi. Proprio per questo motivo era ricoverato a Milano ed è in ospedale che è morto. Solamente alcuni anni fa ne parlò per la prima volta. Ciò che lo spinse a rendere nota la sua malattia, la volontà di far capire alle persone l'importanza della prevenzione. Il cantante aveva un tumore alla prostata che aveva minacciato anche i reni, che ormai presentavano delle metastasi. Ha convissuto con la malattia per molti anni. La prima diagnosi infatti è arrivata nel 2007. Proprio quell'anno si sottopone ad un'operazione. E poi continua la terapia. Superò la malattia e con costanza faceva i controlli. Purtroppo però è ritornata. Ma andiamo a vedere qualcosa sulla sua vita privata e sul figlio avuto fuori dal matrimonio. Ecco il figlio di Toto Cutugno. Sono identici. A 80 anni si è spento Toto Cutugno, ma non tutti sanno che la sua vita privata ha un dettaglio molto particolare. Sposato con Carla nel 1971, i due sono sempre stati insieme. Tanto l'amore, ma qualche errore c'è stato. Il cantante ha infatti tradito la moglie ed è noto il nome dell'amante, dato che da questa ha avuto un figlio. Lei si chiamava Cristina e Nicolò, il figlio che il cantante ha avuto con lei. Nonostante tutto, l'uomo, spinto dalla moglie che l'ha perdonato, ha riconosciuto e coltivato il rapporto con il figlio. E proprio lui, durante un'intervista al Corriere della Sera, nel 2018, ha raccontato alcuni dettagli. Ero e sono sposato con Carla. Volevo un figlio. E questo figlio, Nico, l'avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa. Lei invece ha deciso di non farlo. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nicolò Cutugno. Ecco chi è il figlio del cantante. Non si sa molto sul figlio del cantante. Sappiamo che è nato nel 1989 a Roma. Il ragazzo, che oggi ormai è un uomo, non ha seguito la strada del padre e non è nel mondo della musica o dello spettacolo. Molti probabilmente lavorerà proprio nel campo in cui si è laureato e si è specializzato. Non si hanno altri dettagli sulla vita di Nicolò e neanche su quella della madre. Tuttavia Carla, moglie di Toto, si è sempre dimostrata amorevole verso il ragazzo e l'ha sempre trattato come fosse anche suo figlio. Gli ha garantito stabilità e tanto amore, anche se in un contesto familiare diverso. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.